Andiamo più giù. La colonna vertebrale spunta da dietro, arriva sino al promontorio del sacro. Quindi, dopodiché, abbiamo visto, c'è il passaggio sulle ossa sacrali, lo scarico del peso ai lati. Queste sono le ali del sacro, sono quasi due forme auricolari come strutture. Ai lati e da dietro inizia a sporgere la cresta iliaca. Ora noi sappiamo che il bacino nell'insieme è simile a una bacinella. Questa bacinella ci mostra la faccia interna, la base interna, e l'ilio infatti costituisce nel suo movimento il margine superiore della bacinella stessa. Dopodiché, spina iliaca anterosuperiore, collasso verso il pube, attraverso un primo passaggio e la spina iliaca anteroinferiore, poi ci servirà. Sinfisi pubblica, parte centrale del bacino, quindi dove possiamo far terminare la linea alba, che oggi andiamo proprio ad analizzare. È come se avessimo un movimento in diagonale di chiusura verso il centro, dalla spina iliaca antero superiore. Le ossa del pube ruotano verso l'esterno posteriormente e vanno a formare l'ischio, che risale e si collega nuovamente con l'ilio, quindi sono le tre ossa saldate.